so più come presentarvelo perché non è più, oramai è casa Donizzo. Ma sono contento di Ricky Donizzo, stavo per dire Ricky Donizzo, Simona Donizzo. Dovete farvi cambiare il cognome. L'altro giorno mi hanno chiamato signorizzo. Devo dire che la cosa non mi ha riempito di gioia. No, non è vero. Mi dispiace, eh? Non è vero. Sì. Abbiamo anche Miriam Catania e Ken Ten. Buongiorno a tutti. Buongiorno, come siete belli? Quanto sono belli? Ma dove vanno a partire loro? Non dovete partire voi? Infatti, proprio non sono fare valigie, però prima di andare via sono di passare a giorni, salutare. Veramente. Non ce la fanno a lasciare, no, di beh, sì. Non ce la fanno a lasciare a casa nostra. Diverso. Un po' ci mancherà. No, però ci staremo comunque. Ma in effetti, non andiamo lontano, sono ma un'ora. Che andate a siete fare calmi, a Marsiglia? Rossella. Perché dovete andare a Marsiglia? Allora, per fare un'esperienza in Francia per me, per imparare una lingua, per studiare. E per poi perché c'è cioè il mare. Nostro figlio si fa un asilo francese, impara la lingua dei suoi nonni. Di suo papà. A casa, no, tu no, sai. Ma quella è la terra del padre di suo figlio e lei gliela deve far conoscere. E abbiamo una casa sul mare che comunque mi fa piacere. Ma poi non ancora... Adesso secondo me Simone e Ricky andranno a vivere con voi a Marsiglia. Una puntata lì la facciamo. Questo, a me dispiace molto. Questo è possibile. Che noi andiamo a Marsiglia. No, però insomma voglio dire se va bene, cioè se vanno io sono contento. Ma come sei contento? Per loro sono contento. Però comportatevi bene a casa nostra, non fare casino. Allora, è il momento di mostrare la terza puntata di questa favolosa, come la vogliamo, serie, soap, vita comune. Sono pillole di vita quotidiana di una coppia di mezza età con due giovani invece che vivono con loro, che noi utilizziamo al massimo. E tutto un corteo poi di addentellati familiari. Casa Donizzo! Casa Donizzo. Antonio e Cleopatra. Io dico, se hai vinto il provino di sto scemo, puoi vincere pure Antonio, no? Di Antonio e Cleopatra. Mi spieghi che serve sta roba? Questo cos'è? Questa è l'ambras e questa è la tenda. Devi entrare nel personaggio. Devi con la Antonio, tenda. Sì. Ma che è la tenda? È la toga. Dai, la toga. Questo è il pennacchio. No, questo non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio. Avanti, forza, tira battuta. Ce la so. Cleopatra, ti ho trovata che eri... Non è ti ho trovata. Shakespeare scrive t'ho trovata. Ti ho trovata? No, ti ho trovata è una cosa, t'ho trovata. Senti, io t'ho sono... T'ho trovata, ma che t'ho trovata? T'ho Cleopatra, t'ho trovata che eri un boccone freddo sopra il piatto del morto Giulio Cesare. Ma che c'hai? Ma che te sei scritto le mani? Ma no. Ma Ricky, ma come a scuola? Ma non te mai così. Ma guarda che lo fanno tutti i grandi attori, guarda che Marlon Brando non si ricordava niente, c'aveva i bigliettini scritti dappertutto sul set. Ricky, tu non sei Marlon Brando. Cleopatra, ti ho trovato che eri un boccone Ricky, basta, freddo. Non mi piace niente. Ecco, brava, l'hai detto, a te non ti piace più niente di me. Non mi piace come attore, come marito, mi piace, come attore non funzioni. Riprova, porca miseria. No, mi sono rotto le palle, poi tu non mi aiuti. Ma se mi sono pure messa il vestito da regina per fare Cleopatra. Pronto? Gianfilippo? Senti, devi dire a quel cialtrone del regista che io a 60 anni il provino non lo faccio. A 60... A 60... Sì, sì, 60 anni, 60 lei è una roba... Eh? Ma che stai dicendo? No. Ah, hanno preso... Vabbè, hanno preso un altro. Hanno preso un altro. E chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Non mi frega niente a me. Ma come chi se ne frega? Ci abbiamo tre mutui da pagare, le rate delle macchine e scuole dei nipoti. Ma come chi se ne frega? Ma manco i croccantini per il cane ci pagavo. Ma quello è Quentin. Miriam, ma che fanno? Dobbiamo andare a pranzo insieme, Miriam. Oh! Ma dove andate? Quentin ha vinto il provino per Antonio e Cleopatra. Ah, è fantastico! Largo ai giovani! Vedo se c'è anche un ruolo per Terix. Ma Ricky, ma che ci fai con la tovaglia addosso? C'è? Ci abbiamo un pranzo! Abbiamo un pranzo! State sempre a mangiare! Fa ridere. Quello è francese, ma che è? La Pantera Rosa. Cleopatra, ti ho trovato con Piet Friend su cose romane. Una cosa ridicola. Pronto? Ah, ti vogliono la sagra del carciofo a Montelupone. Ma pagano? Sì, 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 pagano i carciofi. I carciofi? Eh sì. Quante cassette? 15 cassette di carciofi. No, io con meno di 50 cassette non mi muovo. Ho una dignità da difendere. Per meno di 50 cassette non si muove. È vero. 15. 15. Chiudo? Vabbè, veniamo.
Grazie, grazie, Sara. Subito, non subito, aiutare. Portaci la Montelupone. Gli artisti, grandi, 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 portateci un po' di cacciati anche noi che fanno bene. Che calma, ti sei messo a fare l'attore? Sì, la mia prima esperienza di attore sotto la direzione. No, adesso hai vinto il provino per Antonio. Miriam. Quanto viene bene, è bellissimo. Proprio sì, perché nella vita Luca, è brutto. Lo schermo. Nella vita è così. È che io veramente ho studiato il cinema, ma come regista era la mia prima. La cosa emozionante quando lavora lui è lo sguardo di Miriam su di lui, cioè che è più preoccupata lei di chiunque, no? Lo guarda, è proprio la donna che lo vuole aiutare, poi lui ce la fa benissimo da solo, ma quel pathos che ha lei da moglie io lo riconosco, so cosa vuol dire vedere una persona che ami lavorare, fare questo mestiere che poi è un mestiere fatto di emozioni, no? Certo, e che quindi, mette in gioco assolutamente, per i tre che ancora non lo italiani, che ancora non lo sappiano, Miriam è la figlia di tua sorella gemella, della mia sorella gemella Rossella, ok, fa anche lei l'attrice, eccetera eccetera. Ma litigate sul lavoro, capita spesso? Vi capita, Ricky, Simona, visto che avete lavorato tante volte a insieme? A lei no, a me un po' di più. Cioè? No, nel senso che litigo da solo in pratica, perché come lei, no, lei è di gomma, hai capito? Non, sì, sono di gomma. Non riesco a provocarla. Cioè, diciamo che le discussioni tra di noi sono più io che vivo con... Ah, veramente? Lo stai ammettendo? No, sto ammettendo che forse è colpa tua, ma no, nel senso che tu comunque passi, sei più morbida. Ma poi litighiamo molto prima di andare sul set, adesso abbiamo imparato, perché quando eravamo giovani ci siamo tirati qualunque cosa sul set e vedevamo... Che non è dignitosissimo. Ma no, sul set no. Dai, Ricky, ma abbiamo fatto delle scenate terribili, tu hai abbandonato il set una volta. Gli addentellati della famiglia Tognizzo, parlo al signorizzo ovviamente, grazie. Una iena. Grazie Serena. Una iena. E arrivano fino in Norvegia, perché è proprio di questi giorni la notizia che tuo fratello, regista Thomas regista, produttore Thomas potrebbe Robson andare agli Oscar. Beh, adesso glielo auguriamo. Siamo in zona scaramantica. Però diciamo siamo che, invece al contrario, io penso, pensiamo positivo, perché poi così gli eventi si realizzano. Diciamo che su Variety fanno la short list dei favoriti. Ma che meraviglia. E lui era il numero uno. Che poi, ma mi racconti com'è tra un po' esce ma anche tu come hai saputo che avevi un fratello in Norvegia? Figlio di papà Ugo, ovviamente. Sì, no, da tipo Novella 2000, quelle cose lì. Come Novella 2000? Sì, sì, mia mamma stava leggendo il giornale e dice Ricky, credo che tuo papà ti debba dire qualche cosa. E dico, in che senso, mamma? Credo che tu hai un nuovo fratellino, un fratellino norvegese. E quando, infatti, quando sono tornato, è stata, come dire, mi è stato annunciato. Poi, parecchi anni più tardi, Ugo è andato in terra neutra, in Bulgaria, ed è tornato col pargoletto che aveva già 9 anni, l'ha portato a Torvajanica senza dire niente a nessuno, ha cominciato a giocare con Gianmarco che aveva 6-7 anni e insomma dopo un po' Gianmarco ha guardato Thomas e ha fatto, dice, l'amichetto, lui pensava fosse un amichetto, dice guarda come siamo carini insieme, guarda come giochiamo bene, sembriamo due fratelli, ha detto. Perché lo stesso Thomas l'aveva saputo più tardi, non quando è nato. Certo. Thomas sapeva, però viveva in splendida solitudine in Norvegia, capito? Con la mamma. E dopo un po' lui ha chiesto, dice vorrei conoscere mio papà. Ma perché c'aveva la foto di Ugo. Ma l'aveva riconosciuto quando è nato? Sì, ah, sì, ok. Sì, però sì. Anche se lui mantiene il nome Robsham Tognazzi, perché la sua mamma è un'attrice, anche lì si tratta di dinastie. Quindi lui ha un papà che ha creato una dinastia e una mamma che ha creato una dinastia. A proposito di famiglie che si sono confrontate sul lavoro, c'è una coppia alla quale, diciamo così, noi idealmente un pochino ci ispiriamo, ma perché non possiamo non ispirarci a loro, sono la coppia alla quale tutti, chiunque litighi in famiglia, dice sembriamo Ivian, Sandra e Raimondo. Veramente straordinario. Lo è di nascosto, sorridi a te, tu parli forte, chissà perché. Lui ti corteggia, malgrado me, tu ridi troppo, hai scelto già.
e io tra di voi, se non parlo mai, ho gonfio di pianto il cuore. E io tra di voi, da solo vedrò la pena che cresce in me. Oh no, non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Che grande! E io tra di voi. Molto chic, Sandra. Hai visto che è una donna, era figa proprio. Sì, eh? Sì, sì, una bellissima. Una grande donna. Attrice. Poi ironica, si, capito? Si muoveva. Voi, tu sei gelosa di Kenten e Kenten di te? Siete. Secondo me forse un po' più io, ma io sono proprio gelosa di natura. Poi Izzo. No, io sono molto geloso, ma dopo un mese con Miriam avevo imparato tutto, mi hai passato tutto. No, cioè, perché sono una io sono una persona molto calorosa, affettuosa, sì. Abbraccio tutti i miei amici. Devi imparare velocemente. E quindi il primo abbraccio con gli amici ti sei detto che combina, no. Il secondo... No, la prima volta che ha baciato un amico suo gay, in un bar, che non sapevo che ero gay. Io dai baci sulla bocca ai miei amici. Tu dai baci sulla bocca ai tuoi amici. Guarda, quasi, qua c'è la, ci metti la fila, vogliono tutti diventare amici tuoi. Poi 10 giorni che la no, beh, miei amici, cosa, detto, come le mie amiche, dirci. Insomma, i miei amici gay, le mie amiche, ci baciamo insomma, sulla bocca, sulle labbra. Era pre-Covid. Vabbè, no, mi guarda Rosolino, quanto è interessato. Siamo amici, eh? No, ma dal Covid mi sono siamo amici? Va bene. Senti, no. Massimiliano, tu e Natalia le avete mai litigato sul lavoro? Allora, questo secondo me no. No, sul lavoro cerchiamo di non litigare, perché già litighiamo così tanto prima che sul lavoro arriviamo più preparati. Non so, a me è capitato comunque sul lavoro uno in qualche modo diventa disciplinato, no? È un po' come il coach e l'allievo, non si capisce chi l'allievo e chi l'allenatore. Però secondo me in quel momento no, non succede, non succede. Assolutamente, io lo evito nonostante nella vita quotidiana posso andare a stuzzicare. Per me è molto intelligente questo comunque. No, no, non succede. Esatto, me. Senti, ma invece ti è mai capitato, perché tra l'altro il Casato Nizio di questa settimana parla anche del fallimento sul lavoro. Assolutamente. E tu Mariolina, di come poi lei consola lui consola lei, eccetera. Se hai avuto un fallimento, ti ricordi un tuo fallimento e chi ti ha consigliato? Tutti li abbiamo nella vita. Nessuno. Nessun fallimento, nessuno. Se possono soltanto mazziarti. Quindi te lo fanno pesare ancora di più. Ecco, nel frattempo ci vedo sempre Domenico Marocchi che sta aspettando l'arrivo di Biden. Hanno portato le macchine a rottamare. E prima di passare a Jessica, secondo volevo me fa parte... passare da Paolo Borzacchiali, che peraltro è in libreria, con Basta dirlo, le parole da scegliere. E le parole da scegliere, le parole da evitare per una vita felice, che se fosse bello. Possibile, esatto. Sì, dammene due o tre. Brava, daccene due o tre. Quelle da evitare, Paolo. Quello che volete. Dai, la un po', anzi, perché poi c'è il libro. Dai, facci qualche esempio. No, basta dirlo. Nella basta coppia, dirlo. Quali sono le parole più che dobbiamo dire, più frequentemente allora, da quello le parole che ho sentito da non adesso, dire. Per esempio, dal video che ho visto, la quantità di no e di ma che si dicono anche senza saperlo, per esempio, è straordinaria. E infatti io sostengo sempre, si litiga gratis. Sì. Nel senso che tante persone hanno le buone intenzioni e poi non riescono ad esprimerle. Pensate che cosa curiosa, noi molto spesso pensiamo di voler consolare gli altri o di aiutarli e quindi elaboriamo pensieri come sì, ti voglio aiutare, e in realtà, come anche ho visto nell'episodio, esce fuori qualcos'altro. Certo. Quindi la quantità di no che diciamo è enorme, diciamo no anche pensando sì. Per dire, per esempio, sì, sono d'accordo, noi diciamo no, sì. Sono d'accordo. E questa cosa fa imbizzarrire il cervello. Oppure per consolarci, come ho sentito prima, ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Ecco, sì. Facciamo queste cose che rendono la vita però di loro stanno insieme da 36 no, anni, però giusto? Hai quindi... ragione, cioè hai ragione. Comunque, io quando prima Mariolina diceva la consolazione, non è detto sempre che Ricky mi abbia consolato su... un problema che ho avuto io sul lavoro, che ne ho tanti, ne ho avuti tanti, non è che sei sempre stato solidale.
mentre invece io però secondo me posso dire una cosa accusata, al volo subito accusa. Dimmi se sbaglio la donna quando è arrabbiata la devi lasciare in pace, è come se fosse una specie di tachimetro, se non passano quelle tre ore non va in prescrizione. Ma anche Jessica, l'uomo, Jessica, te chi ti consoli col tuo nuovo fidanzato di cui ci parli sempre molto poco? Certo, ecco. Sì, Mariolina, mi sono fidanzata, mi devi aggiornare, io poi devo chiedere una cosa a Paolo adesso. Davide, vediamo Mariolina prima Jessica. Davide è dolcissimo, mi consola tantissimo, però sono molto d'accordo con quello che dice Rosolino. E le parole che usate di più nella vostra coppia? Lui, quello che mi dice sempre. Vezzeggiativi. Secondo me lo devo portare dall'oculista, però mi dice sempre quanto sei bella. Che carino! Vezzeggiativi fra voi? Ricky mi dice solo, mi avverte quando sto male. Cioè quando sono bruttina secondo lui, non è che lui mi dice... Ma non è che l'avverto, cioè le faccio notare che c'è qualche cosa fuori posto. Facciamo un altro giochino col nostro Paolo Borzacchiello, perché vorrei che tu ci dessi un vademecum di alcune parole fondamentali, tipo primo appuntamento. Ok, primo appuntamento dovreste cancellare completamente la parola io dal vocabolario. E la parola e la frase anche... La parola? Io. Il primo appuntamento dovremmo ascoltare in silenzio, anche perché il primo appuntamento si basa su alcuni ormoni che devono essere prodotti se vogliamo che ce ne sia un secondo: ossitocina, endorfine, un po' di testosterone. E quindi la parola io un in po', questo eh? Caso sono tanta roba. Un po'. E dipende da come volete poi portare avanti la faccenda. Però diciamo che io è sconsigliabilissimo. Cioè, posso chiedere una cosa, se Paolo? Simona gli togli io, se crolla la conversazione. È vero. Aspetta, cena. Dimmi, vai Mariolina. Il fatto di dirlo, è importante anche l'intonazione, la tonalità, il timbro della voce. Sul suo... Anche il tono di voce, la prosodia è sicuramente molto interessante. Bene. A cena non si deve dire sei ingrassare. A cena poi ci sono delle cose che andrebbero evitate, nel senso che se vogliamo creare empatia con gli altri esseri umani non mangiare, dobbiamo stare zitti, ascoltare, come diceva lui, a volte il silenzio va bene. Ed è una cosa fastidiosissima quando per esempio qualcuno ci racconta qualcosa, lo interrompiamo e diciamo anche a me, oppure frasi come sapessi io, oppure a chi lo dici. Magari durante un monologo diventa. Ma quindi io perché sono frasi. No. Devi sono interrompere. Frasi. Non devo spiego fatto questa adesso. Cosa perché è curiosissima. Il cervello ha due modalità di funzionamento, quello letterale e quello figurato. Se tu mi racconti qualcosa durante una cena, per esempio, io ti dico a chi lo dici? Il tuo cervello non la prende in modo così divertente perché si chiede, lo dico a te. E questa cosa in qualche modo allontana le persone invece di avvicinarlo. Quindi il basta dirlo è facciamo anche un po' di pulizia agli appuntamenti, nel business. Se vuoi litigare, dice a chi lo dice, t'appicci che te lo vai. Esatto. Quando vuoi che finisca il pranzo. Perché sei sempre negativo? Io sono stato positivo, però... Primo appuntamento non sai mica se ti piace. Il primo appuntamento no, ascoltare sono d'accordissimo, è la cosa più bella del mondo, bisognerebbe sapere ascoltare per tutta la vita. Però è vero, certe volte è un po' complicato, perché se non si fa tutti questi ragionamenti che realmente esistono, tu hai ragione, diventa stancante, no? Ci vuole un po' di allenamento. Mentre parla di vocabolario, quindi il block notes. Fai una cosa, prendi il suo libro, te lo leggi. Esatto. Ma vale anche per gli stranieri, perché poi... Parole. Grandissimi, Mina e chi altro? Lupo. Celentano. Celentano? Yes. Tu sei la frase d'amore cominciata. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri. Proprio mai il mio sempre inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte proprio non ti capisco. Stasera raccontali a un altro, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole. Ascolta. Parole. Io ti giuro. Parole.
Quentin, ultima domanda. Avete la vostra lingua comune, l'italiano, ma è stato sempre così quando vi siete conosciuti? No, noi due parliamo anche adesso quasi sempre in inglese. Poi lui è bravissimo, ha imparato l'italiano. Sempre no, in inglese. Perché lo sai, sento parlare un ottimo italiano. Infatti è molto portato per le lingue. Il fatto di non avere, diciamo così, una lingua, che la lingua dell'altro è diversa dalla tua, la lingua madre. Aiuta o complica? Aiuta perché ci sono anche molti fraintendimenti. Eviti tante strategie, proprio del vocabolare, delle parole, delle abitudini di usare tanta. È mai successo che tu oltre ci devi pensare. E quindi invece aiuta perché se pensa prima di parlare. Oh, prima di fidanzarsi uno straniero. Esatto, vi è mai capitato di aver detto uno all'altro una cosa che poi è stata fraintesa per un problema proprio linguistico? Sì, per quello dicevo, cioè la parte positiva ma anche la parte negativa, un sacco di fraintendimenti tra di noi, perché culturali, anche magari uno dice una parola in inglese che per me è ironica. L'ironia è diversa, perché l'ironia tra la Francia e l'Italia, quindi molte cose si fraintendono. E come fate pace? Se baciano vai, è il linguaggio del corpo. Vai, va bene. Grazie davvero, Tognizzo. Peccato, perché io ti volevo parlare un attimo delle dinastie, però lo facciamo un'altra volta. Di tutte le dinastie teatrali, amore, di De Filippi, un altro capitolo. Di tutti quelli che lavorano insieme, che Serena, è una cosa bellissima. Posso fare l'aiuto regista? L'ho fatto per tanti anni. Voglio solo dire questo, che è così bello lavorare insieme. Torniamo venerdì.